Ad ogni skin leggendaria e speciale mangio pizza, ma non sarà della semplice pizza. Da come vedete infatti qui c'è una ruota che contiene degli ingredienti e l'ingrediente che mi uscirà sarà quello che dovrò aggiungere alla mia pizza. Da come avete visto ci sono degli ingredienti bellissimi, ma ci sono ingredienti anche molto ma molto pericolosi, quindi per la prima volta vi dico in diretta che spero proprio di non trovare una skin leggendario speciale. Comunque vabbè, intanto io direi di procedere con un assaggio, perché cioè insomma io devo fare il test della qualità, quindi vediamo un secondo questa bellissima pizza surgelata com'è. Oh, per essere una pizza riscaldata è buonissima. Mi sono praticamente finito un pezzo. Direi che possiamo iniziare. Sarà una vera e propria shoppata, ok? Quindi ciò che faremo sarà girare 5 ruote normali, 5 ruote rare, 5 ruote epiche, 5 ruote normali, 5 rare, 5. Ok, avete capito come funziona la challenge? Considerate che c'è la possibilità di trovare una skin leggendaria in tutte quante le... Ok, no, raga, giuro che se mi usciva la leggendaria nella ruota comune impazzivo. Io sono... In realtà questa sfida mi piace un sacco, perché mangiare la pizza è bellissimo. Ci sono delle combinazioni che mi spaventano un po', però. Ad esempio, la margherita con il limone, ok? Il limone non penso ci stia molto bene sulla margherita, soprattutto perché c'è tutta la crosta intorno. Ma soprattutto la pizza con la salsa piccante. Questa sì che mi spaventa davvero tanto. Mi raccomando, raga, lasciate un mi piace per il povero Matti che si sacrifica, però, per fare le challenge più belle e divertenti di YouTube su Stumble Guys. Dai, ammettetelo, ammettetelo che sono il migliore. Ok, abbiamo trovato un'epica. Vediamo che cos'altro c'è. Abbiamo una rara. Ok, qui ovviamente già aumenta la possibilità di trovare una leggendaria, perché nella ruota normale hai l'1% di trovare la leggendaria. Nella ruota rara, che è quella che stiamo aprendo, abbiamo il 3%. Invece nella ruota epica abbiamo l'11% di probabilità. Infatti quella è la più pericolosa. Io intanto spero di non trovare assolutamente nulla qui. Oh, bellissimo. Vedete, queste cose mi piacciono. Belle, belle, tutte skin blu. E ora però c'è la parte pericolosa. C'è la parte pericolosa. Vai, vai, va bene. Mi fido. Mi fido che oggi sono sfigato. Voglio essere sfigato. Oh, Dio, no, mamma mia. Ok, ok. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh mio Dio, la speciale. Se esce la speciale, raga, me la mangio tutta la pizza. Ve lo dico, me la mangio tutta. Ma al momento nessuna leggendaria. Ma no! Non è vero! Non è vero! Ma non è... Non è... Ho trovato una speciale! Ma che siamo impazziti? Ma che siamo impazziti? No, no, no! Oh, oh, fermi! Fermi tutti! Ma che cosa state dicendo? Ma che cosa mi state dicendo? Ho trovato la speciale! Oh! Ho trovato la mia seconda speciale! Dinamitron! Ma come... Non è vero, ma non è vero, non è così che funziona. Ma non è così che funziona. Oh mio Dio, all'inizio della shoppata. Oh mamma mia. Allora, questo video è leggendario. Se non raggiungiamo 100.000 mi piace, io smetto di fare Stumble Guys. Anzi, sapete che vi dico, sono così gasato che adesso vi spoilerò pure la canzone che uscirà il 27 luglio. La canzone di Matiz. Se non l'avete visto l'annuncio su Instagram, siete dei pazzi. Vabbè, vabbè, adesso però mangiamoci sta pizza, va. Signore e signori, ruota pronta, ce l'abbiamo. È il momento di girarla e vediamo che ci esce. Mamma mia, abbiamo il peperoncino che è pericolosissimo. Però abbiamo anche delle cose buone, tipo il sale. A me il sale piace sulla pizza. Mi state prendendo in giro? Che mi è capitata una delle cose peggiori all'inizio con questa skin. Guarda, sono così gasato che la mangio comunque la pizza col limone, non me ne frega niente. Oddio, fa quasi paura, ci sono pure i semi. Raga, mi sta vedendo. Mi sta venendo da vomitare. Mi sta venendo da vomitare. Comunque, eccola qui. Aspettate che ve la faccio vedere. Abbiamo, raga, la pizza con il pezzo di limone sopra. Sto per morderla. 3, 2. No, ragazzi, vi giuro, mi viene da vomitare. Vi giuro, mi viene da vomitare. 3, 2, 1. Lo faccio per voi. Con
vogliamo. Non riesco. Non riesco. Mi vado un secondo a lavare. È stata la cosa più brutta della giornata, lo ammetto. E devo essere sincero, non ho nemmeno finito la pizza. Ma è meglio che io non vi faccio vedere in questo momento in che condizioni è il limone che ho masticato e sputato, ok? Meglio che non ve lo faccio vedere. Ok, questa cosa che è successa è a dir poco epica. Abbiamo trovato una speciale, io ancora non ci sto credendo. Probabilmente realizzerò questa cosa una volta finito il video. Ma adesso lo show deve continuare. Di conseguenza, mentre noi andiamo al per 5, ragazzi, io vi voglio spoilerare la canzone. Mi sono stancato. Ve la voglio spoilerare. So che non potrei farlo. La mia prima canzone parodia di Shakerando. Io ve la spoilero. Non me ne frega niente. Mi hanno detto che non la posso spoilerare. E che ovviamente la devo far uscire il 27 luglio. Io con una cosa così epica che è successo lo voglio fare. Lo voglio fare. Non me ne frega niente. Siete pronti? 3, 2, 1. Ho aperto un nuovo account, ho speso un botto. Ok, basta, ok. Direi che ho già fatto abbastanza, raga. 27 luglio, la canzone più epica dell'anno, anzi del mondo del gaming, ok? Adesso non abbiamo trovato nessuna leggendaria, andiamo qua. Come gemme insufficienti. Ma siamo seri, ho finito le gemme. Nessun problema, si shoppa subito. Olè, guardate con che rapidità. Boom, mi si carica l'account di gemme con una rapidità mai vista prima. Boom, vai, vai, giro raro. Cioè, signori, io penso che per questo per questa shoppata di oggi non troverò più niente dopo aver trovato una speciale. Non me l'aspettavo. Però giuro, non ci posso credere ancora. Ok, vabbè. Comunque adesso torniamo tranquilli perché la sfida continua. Ho ancora 1, 2, 3, 4, 5 pezzi di pizza da mangiare. E chissà con cosa. Ma mi state prendendo in giro? Ma nella ruota rara. Ho trovato un'altra leggendaria nella ruota rara. Ma non è vero. Ma io non sono mai stato così fortunato in vita mia. Questo gioco mi odia. Oh mamma mia. La canzone non ve la spoilerò ancora, ma qua bisogna girare un'altra ruota. Prossima ruota da girare. La stiamo girando. Ovviamente escludiamo il limone. Ci sono ancora un sacco di cose spaventose che mi possono uscire, ma anche un sacco di cose buone. No, non è vero. No. Ragazzi, io vi giuro, no, so che alcuni di voi non mi crederanno, ma vi giuro che non è fatto apposta. Io ho girato due ne ho girate. Mi è uscito il limone e il peperoncino, che sono le due cose che mi spaventavano di più. No, vabbè, io mi sento male. Ma poi come si apre sto coso? Io, ragazzi, odio il piccante. Lo odio profondamente. Non so nemmeno quanto ne devo mettere io di piccante. Ma come si apre poi? Ok, raga, l'abbiamo aperta. L'odore non mi fa impazzire. Mi sono sporcato anche il naso. Ok, stiamo per mettere il... Perché già mi prude il naso? Vabbè, dicevo, stiamo per mettere sulla nostra pizza la salsa piccante. Ve lo faccio vedere in diretta. 3, 2, 1. Ok, eccola che scende. Ma non scende. Scusate un secondo, forse la devo mettere proprio così. Ehi, ok. Raga, stanno uscendo le gocce. Probabilmente da qui non si vedrà, ma ne sto mettendo tipo infinito. Io non so se bisogna fare in questo modo, però lo sto facendo. Ok. Ma aspettate un secondo, ma c'è scritto dietro quante poche gocce di salsa tabasco donano un sapore piccante. Ok, grazie, ti voglio bene, ma io ne devo mettere tante perché questa è una sfida. Me lo mangio tutto il pezzo di pizza, raga. Guardate quante gocce sto mettendo, raga. Io non smetto, ogni ticchettio è una cosa. Ok, vabbè, direi che adesso ho fatto abbastanza. Raga, io ve lo giuro, se mi sento male e non riesco a pubblicare questo video perché mi sono sentito male, impazzisco, 3, 2, raga, sto morendo dalla paura. 1. Inizia a sentirsi. Allora,
devo essere sincero, poteva andare peggio, ma visto che io voglio fare le cose estreme oggi perché ho trovato una speciale, ne metto altro. Ne metto altro, raga, ne metto altro, non me ne frega niente. Guarda, oggi voglio sentirmi male. Oggi voglio sentirmi male. Signore e signori, ora muoio. Ok, sono vivo. Sono vivo e sono anche soddisfatto perché ho mangiato tutto il pezzo di pizza. Ce l'ho fatta, possiamo andare avanti. Ma io ora come cavolo farò a parlare? No, aspettate un secondo, ma ora devo shoppare il per 5 di Epico. No, se becco una leggendaria qui è finita, raga. Poi ho da quello che so. Ma non è vero! No, io voglio smettere di fare questo video. Ma perché sono così fortunato? Stavo dicendo, ho letto su internet che se bevi l'acqua è pure peggio. Se bevi l'acqua è pure peggio perché si amplifica il sapore del peperoncino. Quindi è meglio non berla. Ma io mi sta andando la bocca a fuoco. Ok, se trovo un'altra speciale io faccio giro, davvero chiudevo l'account. E non so cosa fare perché io solo acqua, non mi sono preso il latte. Oh mio Dio, si usciva la seconda leggendaria. Ok, raga, mi è uscita un'altra leggendaria. Io non so come fare, ad ogni ruota che giro mi esce una leggendaria. Mi sembra fatto apposta sto video. Il gioco mi vuole far fare tutte queste penitenze. Comunque, ok, con calma, con calma. Comunque volevo dirvi che se trovo due leggendarie di fila, in un solo pezzo di pizza mettiamo due ingredienti, eh. Intanto adesso dobbiamo girare la prossima ruota, che ovviamente ci darà... Dammi qualcosa, non mi dare il limone. Ok, ci ha ridato il limone che non possiamo bere. Non so perché ho detto bere, ma volevo dire mangiare. Ci deve uscire per forza qualcosa di nuovo. Ad esempio, non mi dire che esce lei. Oh no, è uscita la Nutella! Raga, è il momento Nutella sulla pizza. Devo essere sincero, non ho mai mangiato la Nutella su una pizza margherita. Cioè, l'ho sempre mangiata sulla pizza bianca, ovviamente. E sono curioso, vi giuro, sarà una cosa abominevole, ma io sono curioso. Soprattutto dopo aver mangiato del peperoncino, andiamo a prendere un mega cucchiaione di Nutella. Eccolo qui, e andiamolo a posizionare sulla nostra fantastica pizza. Bello, spettaculos, spettaculandia, belle. Ora ve lo faccio vedere, eh. Signorita e signorito, El Matisson con... Cioè, io non ho spalmato la Nutella, per farvi capire, l'ho letteralmente messa tutta. Cioè, guardate quanto è alto lo strato di Nutella. Cioè, non dite che non sto facendo una roba epica oggi. E buon appetito. Ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Vi giuro che fa quasi più schifo del limone. Fa quasi più schifo del limone. Cioè, ve lo giuro, non la riesco a finire. Non la riesco a finire. Io non credevo. Allora, no, effettivamente non può fare più schifo del limone perché quella col limone l'ho sputata tutta. Ma allora, se quella col peperoncino poteva comunque essere piacevole, perché il peperoncino, insomma, è un ottimo condimento per la pizza. Questa è... Ora capisco perché la pizza con la Nutella non esiste con la margherita. L'ho capito. Ma noi ora dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti perché questo gioco sembra di poco infinito. Trovo leggendari in qualsiasi momento. Comunque vorrei far assaggiare a Ninna, la mia ragazza, la margherita con la Nutella, ve lo giuro. Sarei troppo curioso di vedere la sua faccia. Secondo me lei vomita al 100%. Io però sono coraggioso e ho ancora mezza pizza da mangiare, ve lo dico, eh. Ho ancora mezza pizza da mangiare. Fortunatamente non sembrano comparire leggendari nel giro quello grigio. Perché vi giuro, se mi esce pure la leggendaria nel giro normale, impazzisco oggi. Ma impazzisco al 100%. Non mi sembra però. Ok, dovrei. Ok, le ho fatte tutte. Calmi. Andiamo alla rara per 5. Allora, sono riuscito a trovare un leggendario persino qua io, eh. Sono riuscito a trovare un leggendario persino qua. Quindi non cantiamo subito vittoria, anche se c'è solo il 3% di trovare una leggendaria. Abbiamo trovato una speciale, eh. Abbiamo trovato una... Ma l'ho trovata qui la speciale io? Oddio, mi è venuto il dubbio, ma dove l'ho trovata la speciale? No, vabbè, sicuramente l'ho trovata nella ruota epica. Anche perché qui non, tecnicamente non si potrebbero trovare le skin speciali. Quindi per forza nella ruota epica. Però qua ho trovato la leggendaria e ne sono sicuro. E questa cosa è molto spaventosa. Però attenzione che questo era il quinto giro. Oh yes, non abbiamo trovato niente, let's go. Perché io sto shoppando... Sto shoppando. Ok, basta. Basta cantare la canzone. Non mi dare la leggendaria.
Ma dov'è questo 10% di possibilità di trovarle? Qua c'è il 100.000%. Oh, ogni cavolo di ruota io trovo. Ma basta, basta, ma basta. Non ce la faccio più, Ma io non ce la faccio più, sono sincero, sincerissimo. E dai, ora ci manca che troviamo un'altra leggendaria e mi tocca mettere due ingredienti in un solo pezzo di pizza. Attenzione, prossima ruota. Oddio, stava per uscire. Oddio, stava per uscire. Ce l'abbiamo, ragazzi, un'altra leggendaria. Ciò significa che è un altro giro di ruota. Ed eccola qui che gira, la prossima ruota. Non ci può uscire Nutella, non ci può uscire peperoncino, non ci può uscire limone, ma ci esce Kinder. No, dai, non è vero. Ma siamo seri? Cioè, le due cose migliori che mi potevano uscire, cioè il sale e la pizza, non mi sono uscite. Sì, avete capito bene. Avrei messo delle pizzette. Cioè, queste praticamente ho comprato delle mini pizzette. Ok, queste qui, no? Le classiche mini pizzette. E le volevo mettere sopra la pizza, capito? Sarebbe stato divertentissimo e buonissimo. Ma no, mi tocca mettere il Kinder. E proprio per questo qui abbiamo un bellissimo Kinder Bueno che dovrò spezzettare sulla mia pizza. Sì, allora preparo la mia composizione, preparo la mia composizione e ve la faccio vedere. Eccola qua, bella, 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 non cambio squadra, ok. Cari amici chef e cuochi, vi presento la pizza margherita con Kinder Bueno White. Sì, che bello. Pronti ad assaggiarla? Attenzione, s'il vous plaît. Oggi è il giorno buono che io mi sento male, eh? Devo andare pure in vacanza, tra l'altro. No. No, 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 no. Non ci siamo. Assolutamente. Io non ce la faccio più. Facciamo una classifica al volo delle pizze che abbiamo mangiato. Allora, pizza peggiore, limone. Seconda pizza peggiore, Nutella. Quella con la Nutella era insopportabile. Non so come sono riuscito a mandare. Vabbè, non riesco più a parlare. Terzo posto, pizza Kinder Bueno. Perché è come quella con la Nutella, stessa identica cosa. Solo che la Nutella, forse perché ne avevo messa tantissima, è proprio forte di sapore. Mentre Kinder Bueno un po' di meno. Quindi sono riuscito a non sentirmi male. E al primo posto, signori, abbiamo la pizza col peperoncino. Che non mi aspettavo, ma mi è piaciuta. Era piccantissima, ma comunque era buona. Cioè, il sapore era buono. Quindi, cliccate sui video che sono comparsi in questo momento. Il 27 luglio, il giorno del mio compleanno, tra l'altro, uscirà la mia canzone, quindi non perdetevela sul canale. E che dire, ci vediamo nel video che cliccherete. Ciao.